La Pomì Casal Maggiore volta pagina e nel primo appuntamento casalingo del 2018 supera in 4 set la Savino del Bene Scandicci, terza forza del campionato. L'anticipo del secondo turno di ritorno della Galaxy Samsung Volley Cup riconsegna al campionato una delle ipotetiche big, una Pomì Casal Maggiore attardata in classifica, ma in possesso di un organico che attendeva solo di trovare i giusti equilibri e che, al cospetto delle toscane, sfodera la miglior prestazione stagionale. Nonostante i soli 11 effettivi dopo la rescissione del contratto da parte della canadese Sara Pavan e con Maret Groteus appena ingaggiata, non ancora schierabile, la formazione di Cristiano Lucchi sorprende l'avversario sin dal primo set per aggressività. La difesa e la grande concretezza offensiva, 33% in attacco contro il 23% di Scandicci, fruttano alle rosa il successo del primo set 25-19. La Savino del Bene Scandicci ritrova nel secondo set la migliore Isabelle Hawk e sfodera la reazione vincente impattando sull'1-1 15-25. La Pomì non ci sta e si rende protagonista di un terzo parziale di rara intensità emotiva, ribattendo colpo su colpo alle toscane sino a metà set, prima di trovare lo sprint vincente grazie ad una Valentina Zago infermabile in attacco ed ermetica a muro e ad una resa della coppia centrale Guigi Stevanovic da urlo fino ad imporsi 25-21. A questo punto Carlo Parisi, tecnico di Scandicci, prova a rimescolare le carte, proponendo Di Giulio per Carlini al palleggio, Bianchini per Hawk e soprattutto Della Cruz per Samadova. Ma la Pomì, Casal Maggiore, non si scompone e ancora con una Zago incontenibile ed una Martinez sugli scudi chiude 25-18. Per la Pomì Casal Maggiore un autentico rilancio in ottica campionato, per la Savino del Bene Scandicci uno stop rimediabilissimo già dal prossimo match con la Saugella Monza. Abbiamo fatto un primo set alla grande, poi abbiamo avuto un secondo set un po' di blackout come ci succedeva di solito, poi siamo riuscite veramente a riconcentrarci sui fondamentali, sulle cose che dovevamo fare a muro, difesa, aiutarci, siamo riusciti veramente a, credo, a prenderci questa meritata vittoria che cercavamo da tantissime partite e speriamo di esserci sbloccate. Insomma, questa partita sicuramente è stata importantissima, è una vittoria di grande valore.